Buonasera e bentrovati ad un nuovo appuntamento con Driver TV, programma interamente dedicato al mondo dei motori, al mondo delle corse, ideato, creato e condotto insieme a me come sempre da Grande Pacca, Marco Pacagnella. Buonasera a tutti, buonasera, buonasera Corrado, buonasera, Corrado buonasera, anzi, buonasera a Augusto, <ride> dovremmo dire questa sera, perché questa sera sì, questa sera faccio Augusto. <ride> Augusto. Sei reduce di forum che sì, 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 è sì, stato, adesso lo spieghiamo che non dite, capiscono, sono sì, sono sì, sono reduce da una puntata di forum, sono andato a fare anche se non si dovrebbe dire perché tutti ah, pensano che sia una cosa vera. Eh, l'attore praticamente l'attore lo facevi il creapop quello che ha fatto messo... <ride> la <Il> Rovina famiglia <ride> no, esatto. mi ha guardato in faccia e ha detto questa la faccio da rovina famiglia sì, sì. infatti Alessandro Cadeio oggi ha commentato e fa ah, beh è un porco questo, esatto. questo. <ride> <ride> va bene niente Vabbè. quindi appena rientrati eh, pronti, pronti e partenza sempre. via si adesso partiamo di contatti. cose un po' meno serie, <ride> più serie. <ride> e, eh, no più serie ti dirò che più serie se mi vedono e mi strappano il contratto direttamente ma più serie sicuramente questa sera allora, prima di cominciare la puntata, questa sera abbiamo un amico che è tornato a trovarci, abbiamo sì. un sacco di cose da dire. Eh, L'altro ieri, proprio due giorni fa, si è concluso esatto, il nostro concorso, concorso 2019, Simulator il Driver Simulator Car Driver TV Cup 2019. Esatto. Gara tiratissima. Facciamo così: prima raccontiamo velocemente, sì, che si dai, cosa, se lo esatto. vuoi, fai tu, vai. No, no, vai, vai. Ah, erano quattro no. i circuiti, otto le gare perché c'era gara 1 e esatto. gara 2 Abbiamo iniziato il 26 di febbraio, la seconda gara era il 5 di marzo, il 12 marzo e il 19 marzo ci sono poi svolte le ultime gare. L'ultima eh, gara, vediamo le immagini di Monza di ieri. Era proprio Monza, esattamente, dell'altro ieri. Questa è l'ultima gara. Eh, tantissima la partecipazione perché davvero sono stati tantissimi. Erano piloti Erano mediamente 18 piloti, piloti interi pista. Per cui così. Le iscrizioni erano gratuite, si poteva, bastava avere un simulatore a casa e avere una buona connessione per ovviamente fare le gare e il commento delle quattro gare è stato fatto anche dalla nostra parte. Sì, eh, sono stato invitato da, da Gianluca ehm. che salutiamo e salutiamo Sandro. Salutiamo la Dynamic Simulation ehm. e la Simulator Gian Track. Ehm, che che hanno, diciamo, hanno, pensato alla grafica, logando tutte le piste con i loghi di driver, e le macchine che Secondo me è Infatti, stata una figata. Lo stiamo vedendo esatto. già quello. Esatto. Eh. E poi mi hanno appunto invitato settimana scorsa, proprio nel loro, nel, nel loro atelier, a fare un commento di tutta una gara in diretta. È stato veramente piacevole perché sono pazzi come noi. Eh, assolutamente sì. <ride> Infatti, io ho seguito un po' le gare, devo dire che è veramente come sì, vedere, sì, sì, vedere una gara sì. reale. No, no, in poi è, per insomma, è, è proprio reale, realistica. Poi loro. Nel, nel loro diciamo, negozio hanno dei simulatori dove stanno gio giocano i ragazzi durante la, la gara e sono dinamici. Quindi è, la cosa bella è essere: sembra di essere veramente sembra in di macchina, veramente in alto, assolutamente come, sì. Come dicevamo quando sono venuti sì, sì, sì. sì, sì da eh, noi ed quella, è proprio molto realista. Uh, sono molto contento che i ragazzi hanno tenuto una, una procedura di gara molto corretta, con molta sportività, eh, i doppiati facevano passare chi era in testa mm -hmm. e c'è stata proprio una lotta molto serrata tra, la... tra i due contendenti per la gara. Quattro... Anzi, otto gare. Perché otto gare gara sì. 2 erano praticamente otto gare e si dava il punteggio come in Formula 1. 25 esatto. Punti al primo, dice secondi secondo e via dicendo. Sono arrivati a pari punti sì. dopo otto gare: Simone Borghi e Andrea Perez. Perez. Esatto. E quindi se la sono giocata fino all'ultimo metro. Infatti, vediamo la esatto, classifica 143 la... punti per entrambi. E adesso quindi c'è la direzione gara sì. che sta valutando le pole position dei due piloti e le varie scorrettezze Chiaro. per trovare, ovviamente, il vincitore assoluto che come abbiamo detto, come premio, che non esatto. eh, porterà a casa una Valsecchi eh, GP Experience, che è un, un evento che sta organizzando il, il buon Davide Valsecchi, campione del mondo di GP2, e diciamo assieme posto. alla BMW, eh, in vari autodromi. Noi probabilmente andremo a Francia Corta a eh, consegnare questo premio. E l, il vincitore, che vedremo se è Simone o Andrea, potrà... Passare Fal dal virtuale dal al reale. A reale perché utilizzerà un simulatore per provare la BMW M2 Performer sulla pista di Francia Corta e poi la proverà realmente in pista con a fianco un istruttore. BMW eh, Performa o addirittura Davide Valsecchi. Quindi premio importante. Assolutamente e driver sì. Driver anche quest'anno si è superato. Il pacca anche quest'anno <ride> ci ha messo del, no, del suo. Ieri, ieri poi parlando appunto con, con Gianluca magari ne faremo un altro di campionato nel proseguo della stagione per, per diciamo stare ancora in ballo con queste cose qua che secondo me è una buona valvola di sfogo per chi gioca e per chi deve approcciarsi al motorsport soprattutto in pista e può essere una buona scuola anche perché ha avuto un grande successo e poi, quindi, perché no? Rifarlo esatto. sarebbe, sarebbe eh, un'altra cosa. Alla bella fine, esperienza. vedi i piloti anziché eh, quando arrivano alla fine si divertono a demolire e le mani: qualche, <ride> qualche sgombata finale esatto. proprio come si fa nelle, nelle gare vere. Ringraziamo ancora la Dynamic Simulation e la Simulator Giant Truck per aver collaborato con noi. Assolutamente sì. ci siamo dilungati un attimo, ma avevamo i risultati. Quindi esatto, ci perdonerà ci il nostro ospite, ospite di questa sera. Ospite unico, questa sera, ma che ha una grande parte di peso. Di peso. <ride> Infatti, lo volevo presentare proprio così. Questa sera è tornato a trovarci un amico dei driver, che i nostri telespettatori sicuramente conoscono e riconosceranno. Sì. Eh, Ed è con lui un eh, è sempre un piacere averlo, anche perché già ci ha fatto divertire nelle backstage prima ancora esatto. di cominciare la puntata. Ripercorreremo con lui la stagione 2018 e magari ci darà qualche chicca anche sulla stagione 2019. Assolutamente che sì. sta per iniziare. Come dicevi tu, il piede è parecchio molto. pesante, molto, quello. Più del pe il peso <ride> è dato al piede, non al resto. <ride> esatto, cioè, oltre al piede c'è anche tutto il resto. Con noi in studio è tornato Ilario Bondioni. Ciao ragazzi. Ciao Leonardo, grazie. Ti abbiamo lasciato Gra lì. Grazie per le battute del peso, però si vede quindi. <ride> è perfetto. Vabbè, ma è più bello essere tondeggianti che long longilini. Che longilini oh, non, lo so. sono fuori. non lo so. No, grazie per essere tornato driver, a Driver, per noi è sempre un piacere. Abbiamo tantissime cose da, da dire questa sera. Anche perché oltre che parlare di te, parleremo anche di, di un team. Esattamente, noi. Con noi. Nicola Novaglio, che per che... impegni di lavoro non ha potuto raggiungerci, quindi parleremo anche dell'It. Dovrai, dovrai sostituire anche Nicola. Ma sì, dai. <ride> non, non è un modo. problema. Sono dello staff, quindi... So che sei preparatissimo <ride> anche sull'Elite SRL, quindi avremo modo di parlare anche di quello. Bene, bene. Allora, io andrei per ordine perché <ride> sì. appunto per, eh, abbiamo tante cose da dire. La prima domanda che ti facciamo è: perché da un qualche mese che noi non ci vediamo, rimpercorriamo magari un attimino la stagione 2018, così ci racconti un po' come è, com è andata, dove è andata meglio, dove è andata peggio. E se poi hai voglia di raccontarci già se c'è qualche cosina che bolla in pentola per il 2018. Ma, eh, beh, la stagione 2018 è andata benissimo. Eh, un po' meno bene la 17 perché avevo provato anche a partecipare al campionato italiano quindi più visibilità mm -hmm. però nelle gare regionali mm -hmm. chiamiamole quelle che facciamo noi piloti della domenica è andata, bene, è andata bene mi ricordo è come se fosse ieri la sfida con Colombi al Prealpi dove sono arrivato secondo certo, ricordiamo mi bene. ricordo benissimo <ride> la sfida con Genesini a ah, ecco. Lecco dove sono arrivato secondo <ride> come mi ricordo bene che col mio navigatore Maifredini abbiamo vinto il Camugni a gara di casa e... vittoria assoluta e, sì, sì. Eh. e poi dai, fine stagione un po' a corto di budget mm. ho corso un po' con la Mini e... dove si fa sempre notare perché fa sempre eh. dei tempi stratosferici Vabbè, eh, eh. Diciamo, diciamo che la Mini si presta bene. Io sono stato il primo a, a, a farla e a provarla mm -hmm. 7-8 anni fa, quindi sono anche avvantaggiato certo. un po' di chilometri. Beh, però l'esperienza la ha sì, la a fa. me piace con la Mini, piace, siccome è una macchina un abbastanza performante, ha un po' di carenze a livello di cambio perché abbiamo un cambio stradale, eh, però con sei rapporti. Eh, però mi piace sai, È molto se, se, si può, se si deve provare a vincere due ruote motrici eh. anche eh. se si parte con 90 bisogna eh, provare certo. eh, ricordo anche l'ultima gara che ho fatto l'asino a Selvino esatto. che l'organizzatore mi aspettava con la VRC contro Paccaniello <ride> con la R5 il budget ha, ha portato una mini e è anche picchiato. Questa eh, è un'asinata eh, fatta eh. nel 2018, quindi hai chiuso un po' così la stagione sì, del 2018. Sì, abbiamo staccato eh, un, una, una ruota indietro, ma. Mi ha portato fino in cima la macchinetta quindi molto strong la macchina eh? Eh, direi proprio sì, così, sì. nonostante stradale mm -hmm. tutta stradale, molto strong, infatti, è per quello che siamo affezionati. Eh sì. eh, Te poi anche sei stato quello, proprio il essere... precursore, nel senso che sei stato sì. il primo a portare una Con mini. Con Nicola. Siamo partiti otto anni fa. Abbiamo comprato una mini da pista che faceva. C'era un challenge. Sì. L'abbiamo trasformata in rally facendo il passaporto. e con il mitico Tommaso che ricordo tutti gli anni, Assolutamente sì. con il mitico Tommy Rocco, siamo andati a fare il 1000 miglia, proprio la gara più lunga de del nord, e, e in una prova abbiamo fatto anche primi assoluti, non 1000 miglia del VRC, sì, ma era il 1000 miglia regionale, sì. e su una prova di scesa e salita con un po' di pioggiarella abbiamo fatto la prima vittoria assoluta. Quindi, la mini era nata giusta. No. Era, era già, già era bene. Che... Beh, io ho avuto la fortuna di provarla l'anno scorso a, a Monza, al, al Vidovati. Che è tanta roba direi e che diciamo macchina. che hai usato anche la mia esatto e gli hai fatto te anche, te. anche due <ride> graffi <ride> hai fatto anche due graffietti eh, ma non guidavo io <ride> e lì diciamo, era solamente navigatore io esatto. ho preso eh. tanta paura lì <ride> esatto eh, ho preso tanta bene. paura lì e ricordo bene che è tornato dicendo mai più esattamente, esattamente. <ride> è meglio stare dalla Beh. parte del eh. guidatore torno all'aneddoto che ho sentito prima che sì. dicevate del vostro campionato bellissimo secondo me eh? per eh. i simulatori soprattutto per fare un elogio a Davide Valsecchi perché per ben due anni al Francia Franciacorta ci siamo sfidati nella gara di Franciacorta sì. nei rally con le mini eh, e quest'anno mi sono presentato non correndo gli ho detto ti è andata bene due anni che perdi adesso quest'anno vinci e ha vinto la cassa e ha vinto davvero quindi <ride> anche bene siamo diventati molto amici e lui è una persona straordinaria eh, schietta, sincera, gentile è veramente, veramente un, bravo, un, bravo, di, un bravo ragazzo un bravo ragazzo del motorsport sì. Sì, sì, sì. quindi lo ringraziamo sì, ancora sì, sì, davvero, perché il premio sì. è davvero una cosa importante sì. quindi Sperere, speriamo un giorno di averlo ancora qua eh perché no esatto lui, per lui poi ci fa fare bella figura perché comunque ci fa pubblicità eh beh, okay. non vuole mai pagare tanto il noleggio <ride> 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 però è una cosa <ride> è mediatica questa cosa <ride> ci sta ci sta <ride> sì, dai. ci sta ci sta ci sta buono 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 quindi 2018 soddisfatto insomma ritornata la stagione mi sembra di che bel passaggio. È sempre stato appoggio, è sempre uno da, da guardare e dire bisogna arrivare lì per andare forte. Eh sì. Grazie, grazie. Eh, è eh, ma è la verità, è è la verità. verità comunque quando, eh sì. quando c'è il tuo nome tra, tra gli iscritti, insomma, un Beh, po' di fastidio. È gratificante proprio eh. soprattutto per sacrifici, tempo, per tempo denaro. Famiglia, famiglia. però la passione sì, vince In questi casi si ringrazia proprio tu, dallo sponsor alla moglie, Esattamente. <ride> soprattutto la moglie che ti lascia andare, soprattutto la moglie sì. eh, che, che portano pazienza. Tante sì. donne è sempre un bel problema perché comunque ci vuole anche tanto tempo sì. per, sì, per sì, stare sì, star sì, dietro sì. per preparare delle gare. Quest'anno invece. Ma guarda, facciamo così, visto che il tempo perfetto. è finito, ti stoppo un secondo, ti abbiamo rubato noi un po' di tempo eh sì, all'inizio per preparare e ripresentare Grazie. il nostro concorso. All'inizio del secondo blocco ci racconti invece che cosa farai nel 2019. Come al solito, fermi, torniamo, fermi sul divano, cinture di sicurezza abbracciate, sì, sì. torniamo fra un minuto con Driver TV. Di nuovo in diretta con Driver TV, abbiamo stoppato, bloccato esatto. Ilario che stava cominciando a raccontarci qualcosa per la stagione 2019, nella pausa pubblicitaria ci ha raccontato che anche lui si diverte con i simulatori, magari poi ne parliamo, Esatto, no? esatto, esatto. ci ha affascinato un po' questo, ci sta affascinando sempre <ride> Assolutamente, di più questo mondo. Sì, è un mondo particolare che quindi... è similare al motorsport eh sì. reale, ma è quasi reale. E quindi ne, ne parliamo anche con, con Ilario. La prima domanda però è quella, c'è già qualcosa che bolle in pentola per il 2019? Ma qualcosina c'è. Eh, eh, sono partito a fare questa gara test. Io chiamo gara test, anche se la soda la uso mai da 3-4 anni: gara test al rally del Benacus che non avevo mai fatto bellissimo, devo dire: bellissime le strade, belle belle prove. Mm. E son, la chiamo Test perché quest'anno il team di Piotto Sport ehm, ha deciso di fare per il campionato italiano con Basso e Razzini. Di usare la gomma Michelin che io non avevo mai usato. e Dai, ho messo quattro Michelin, uh -huh. Il disegno della Michelin è un po' diverso, so. il disegno della, della, della gomma. E ho fatto un po' fatica all'inizio. Sì, sì, abbiamo fatto è. un po' di regolazioni. Infatti, sono molto contento di me stesso e del, dei ragazzi del team. Perché, proprio in pochissime prove speciali, eh, anzi, in quattro prove speciali, ho sistemato la macchina. Abbiamo creato le molle, le barre, è stato bellissimo perché io venivo, prendevo la macchina, era già tutta bella, performante, la usavo, mi adattavo. È stato molto bello. Invece. Anche perché l'anno scorso la usava, la usa, no, due anni fa l'ha usata Luca Rossetti, sì. e quindi era regolata per la gomatura Pirelli, Pirelli è... che Alessandro aveva. Un'ottica diciamo, un, un di lavoro diversa sì, passando sì, in Michelin, eh, diciamo, hai dovuto interagire in maniera molto sì, diversa. E infatti, siamo partiti così: abbiamo comprato Ste Michelin. È bello, è stato bello perché uh -huh. mi è piaciuto eh, cosa fa la macchina, cosa non fa, oltre a cercare di andare subito un po' forte Giusto, perché non piace stare dietro, eh, <ride> dovevo anche avere tutte le sensazioni sì. anteriore, posteriore, le curve lente, le curve veloci. È stato interessante e nell'assistenza della domenica a metà giornata abbiamo proprio ribaltato la macchina, proprio sì. molle barre. Infatti in mezz'ora ho fatto anche un mezzo sì. miracolo eh, perché. Beh fare le molle eh, tolto proprio tutta la tutto geometria esatto. tutto. abbiamo tolto camber fatto. Sbrigato. bellissimo è stato bellissimo e infatti ho vinto poi alcune prove e, e da quinto sono ritornato secondo quindi un bel secondo posto il mio amico Pinzano sapevo già dalla, dal venerdì che era un osso duro poi lui reduce da 7-8 gare di fila l'anno scorso abbiamo chiacchierato un po' lui è bravissimo a guidare e in più c'è stato un po' di più sulla macchina, certo. quindi sarebbe stato comunque un osso duro eh sì 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 infatti è sempre stato un ha vinto, osso duro eh. sì, 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 ha vinto la gara ha vinto con facilità io poi mi sono portato un po' sotto quindi un bel secondo posto assoluto sì bene, quindi bene. grande soddisfazione e grande divertimento perché eh. appunto hai fatto il test per sistemare la macchina ma poi alla fine anche, abbiamo fatto anche la podio, gara vera eh. quindi di più autosport eh. e bondioni eh, sono andati, son eh. son andati molto bene è sempre lì sono sempre lì Siamo andati molto bene bene quindi poi sai l'appetito viene mangiando <ride> chiaro <ride> ma per rimanere in mi tema. sono auto fatto una Battuta, è eh, fantastico. Eh, <ride> L'appetito viene mangiando e sì, dai, la gomma non è male. Che bello, eh? allora sai, vai a casa, vai in internet, guardi cosa c'è da fare quest'anno, certo. il budget è poco, cosa possiamo fare e magari stavo pensando, non dal Mille Miglia, ma o da Sanremo o dal camunia che è la gara di Coppa Italia, zona 2, quindi il trofeo Michelin: di fare magari due o tre gare di Coppa Italia 2, zona 2, con le Michelin, vedere di qualificarsi per Como, che è la finale, uh -huh. dove Michelin ho saputo che ha messo un premio per chi usa la gommatura uh -huh. Michelin. Per avere anche un obiettivo strategico, un obiettivo al un obiettivo, stagionale, un obiettivo certo, certo, certo. Risultato anche magari economico, che voglio Ve dire sì, male, sì, non sì. Non non male, male non fa. obiettivo non un male. sociale, un obiettivo un un obiettivo al bar, okay, così stiamo, <ride> ne stiamo cominciando a parlare davanti da a fase... un gintone. Che... Ma gintone hai detto che... sia te che Nicola che le migliori scelte avvengono davanti sì, al bar sì. o le migliori cazzate? <ride> <ride> un professionista non può andare al bar, eh, eh, in invece, è di... la domenica ma al bar si sì, sì, può fare tanto. dei briefing. Anche ogni tanto il briefing a... viene fatto. A un gintone, so, è... sì, sì. anzi, forse <ride> se non scegli uno migliore, spritz, sto diventando un amante dei gintoni. Perché prima aveva eh, detto eh, che. sto andando eh sì. avanti. <ride> sto scoprendo anche, anche queste sfaccettature. Quindi questo probabilmente sarà il progetto, sì, il programma sì. del 2020. Penso proprio di sì. È, è importante che, che ti si riveda in auto perché per noi eh, è, sì, è importante sì, sì. vederti. Beh, e... No, che ti si riveda soprattutto nei Rally perché. Certo c'è eh stato sì, un chiaro. inizio di dire no ma quest'anno col fatto che ho poco budget mi trasferisco in pista non ho tempo di qua e di là la... e io ho detto no cavolo Ilario che fai in pista per amor di Dio vai a far bene anche in pista perché anche lì quando c'è rompe le balle però averlo nei rally è più piacevole è nel bene, senso sì. è una bella compagnia è una bella persona Grazie. è un bel pilota che ti puoi confrontare e avere degli stimoli per raggiungerlo ma allora Partiamo subito che a fine mese il mio socio di Elite Nicola doveva eh, correre al mille miglia, dopo lui sta correndo un po' poco perché con la società bisogna certo. un po' lavorare, eh. Eh beh, e doveva correre col suo navigatore, ma da quello che ho capito non ha tempo, anche perché poi il giovedì del mille miglia ci sarà una presentazione che poi ne parliamo, sì. e quindi ti toccherà... Ma mi ha detto: guarda, Può che... eh, iscrizione pagata. Le gomme te le pago. <ride> la Mini è lì. Sì? E mi sa che quindi farò il mille miglia, ah, bene, sì, ah, sì, bene, bene, Con bene. la Mini. Quindi no. mi tengo in allenamento. Certo. E quindi correrò con un navigatore per me. Nuovo. nuovo che è Alberto Ferlinghetti. Il navigatore. È di tua consuetudine ultimamente quasi ogni gara. Cambiare, cambiare navigatore ma, eh, perché dì, hai fatto un po' sì, di gare con Sabrina sì. hai fatto un po' di gare con Giovanni con Elia cioè, insomma, sì, eh, sì, sì. poi l'anno scorso avevo fatto questa, questa festa per, con un po' di video e, al ristorante della Maria e mi sono inventato che l'anno scorso mi sono preso tutti i miei navigatori eh, compreso eh, Reboldi Reppo, famoso Reppo sì. che è con me non aveva mai corso ma mi aveva fatto ricognitore e quindi sono riuscito a fare tutte le gare con Reppo, con Super 1600 con Morgan Polognoli con la Mini, mm -hmm. con la Sabrina mm -hmm. con Elia, con Maifredini mm -hmm. che ho vinto Camugna. Camunia ah, è bello. stato bellissimo perché ho fatto una stagione con tanti e amici iniziato, certo. e siamo andati sempre è abbastanza forte. forte con tutti. E lì appunto non ti trovi in difficoltà cambiando spesso ma il navigatore non avendo sempre lo stesso? Diciamo che come loro si devono fidare di me <ride> certo. io mi fido ciecamente di loro e, è, e sono tutti è comunque prima. hanno dimostrato di essere tutti all'altezza del mio passo quindi, quindi che sono stati è molto, un bel passo sì però eh sono stati dai. molto bravi nonostante si passa dalla macchina con pochi cavalli a magari macchina la macchina molto performante quindi direi un applauso a tutti loro perché sono stati veramente io bravi l'applauso lo faccio a tutti i navigatori perché star su da parte a noi non sono normali. Eh, sì, ma... lo diciamo lo sempre. sempre che io non lo dico sono sempre. i veri pazzi, sì, sì, folli. Sì, sì, sì. Anche voi non eh, scherzate giusta, niente, giustamente ma... Giustamente ma... noi ci dobbiamo fidare no, no, sì. di loro, ma loro si devono fidare ciecamente. Eh, beh, non sì, hanno sì, neanche sì. in mano niente, a parte il quaderno. Sì, 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 e sì, quindi, sì. chapeau. Eh, sì. Sì. Però sai che su questa cosa, eh, con eh, Giovanni Maifredini al Benacus che non avevo mai corso e nemmeno mai andato a vedere le prove sai perché almeno le hai viste ci sei passato certo. l'anno sì. prima sei andato a vederla e con un po' di problemi di lavoro mi hanno fatto note correzioni e sono ancora più soddisfatto di questa cosa cavoli perché con due passaggi riuscire a fare certi tempi eh, Beh, è, un tuo, è un tuo diciamo valore aggiunto questo perché anche durante gli altri anni non sei mai stato uno che faceva, come tanti, 50 passaggi no, a prova. No, no, infatti. Hai sempre è... fatto due, i, i tre passaggi, quattro al massimo consentiti. Però sai, se fai due passaggi e basta, Selvino che è dieci anni che la facciamo... Certo, esatto, male. è un conto. Fare due passaggi due, su visto, una prova mai vista, quello è stato è veramente roba. gratificante, molto gratificante. Eh, questo sì, è, eh beh, sicuramente beh. penso che sì. Sia... Eh, dai, appassionati di rally, è una bella soddisfazione. Altro che il rally, è questo, è questo. Eh. in teoria esatto, dovrebbe sì, 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 essere rally, questo. Rally eh. è questo è... Sì, anche è... perché andare a fare 50 passaggi per imparare memoria, a priori, che quello da parte può stare anche a casa, non serve più, oppure quasi. leggere barzellette, <ride> perché deve solo timbrare. Ma eh, imparare memoria la strada, allora tanto vale. Invece, il bello è riuscire passaggio per passaggio fare delle correzioni mm. che ti permettono di andare sempre più forte sì, sì. e ti dà ancora più soddisfazione se riesci a farlo assolutamente, bene assolutamente, dopo appunto sì, solamente sì. due passaggi che è quello che stavi dicendo quindi queste, questo piccolo campionatino di zona non so con chi lo farò mm. perché il Camunia so già che quest'anno tocca la Maria la Maria Panteghini mm. e quindi parteciperò con lei e poi vedrò mm. vedrò chi, chi è disponibile eh, eh, strada facendo, sì, eh, facendo, deciderai un po' cosa, cosa bene, fare. Bene. Sì, sempre sì, sempre sì. molto bello. così. <ride> hai. hai tanti amici che puoi condividere la passione e la macchina, ovviamente. Sì, sì, sì. sì. Prima lo anticipavi Questa sera parliamo anche dell'Elite SRL L'avevamo già fatto l'anno scorso E' venuto a trovarci in studio Nicola Novaglio Che appunto ricordiamo questa sera non è potuto essere presente So che hai tutte le informazioni che servono Per presentarci al meglio il team perché, di nave Anche diciamo, perché è sempre stato a braccetto eh, con sì, Nicola sì, infatti, Sono mi... soci in affari giustamente. Sì, sì. Come dicevi prima La prima mine comprata con lui 8 anni fa esatto, Dopo esatto. un bicchiere al bar giusto. Era uno solo eh. Era Uno solo sì. Uno. No, eh. Nicola è un amico, eh, stasera non ha potuto essere qui, eh, siamo più che altro, è molto impegnato con Elite perché quest'anno c'è stato un bel cambiamento nell'Elite, eh, dalle mini che facevano un po' di pista, un po' di salita, un po' di rally Infatti Perché vi occupate di sì, diverse di più, discipline. Di, più, motoristiche. di diverse discipline. Quest'anno... Ci siamo lanciati nella pista. Quindi sono arrivate le golf. E questa è la grossa novità, sì, appunto novità di, di parlare. Sono arrivate le golf eh, TCR con cambio DSG eh, in casa. Che praticamente Elite. sono. Per chi non, non conosce, è una golf, diciamo, eh, preparata con l'aerodinamica. Sì. Da, diciamo, formula perché c'è una grossa ala posteriore di carico sì, sì, sì. a livello di motore hanno 350 cavalli, cavalli eh, 2000 turbo no. eh, cambio, al cambio al volante di, volante di SG quindi 7 rapporti derivato, derivato dalla, serie. dalla serie e velocizzato e, e allargamento anche dei bracci e quindi della careggiata quindi, sì, quindi sì. appoggi migliori e tutto. le macchine sono molto belle eh, e possono partecipare a svariati campionati Campionato in pista, eh, noi quest'anno abbiamo puntato al campionato italiano TCR Endurance, è molto esatto. lungo da dire. TCR di SG Endurance, DSG ne DSG prima Endurance. il campionato italiano formato da sei gare e adesso ne, ne parleremo. Come al solito ci dobbiamo stoppare perché esatto. devo guardare anche il timer, e siamo arrivati a zero. Ah, avrei fatto parlare per altre si ore e ore e ore. Sì, <ride> esatto, <ride> mi, mi ritiro per <ride> deliberare. <ride> e quindi ci fermiamo 30 secondi fermi, torniamo subito sempre sul divano con le cinture di sicurezza allacciate. Torniamo fra un minuto con Driver TV. Di nuovo in diretta con Driver TV, anche nel secondo blocco abbiamo stoppato Ilario, eh, siamo pronti. È un fiume in piena, eh? Sì, eh? cioè, <ride> tante cose da dire, anzi, questo terzo blocco dobbiamo essere veloci perché esatto. le cose sono ancora tantissime. Devo parlare veloci come Bononi. Esatto, <ride> andiamo sempre più veloci? Eh, L'abbiamo introdotto prima della pausa pubblicitaria, eh, c'è un campionato italiano che è il TCR DSG Endurance, che farete appunto con le nuove golf di cui parlavamo prima. Le golf sono tre. Le gare sono invece 6 e sui circuiti, i maggiori circuiti italiani, Monza, si parte proprio il primo weekend di aprile a Monza, poi si va a Vallelunga, Misano, Mugello, Imola e si ritorna per l'ultima gara ah, di nuovo a Mugello. Vediamo le immagini le della macchina. E intanto stiamo vedendo le immagini di, della golf di cui parlavi, questo è il test che avete fatto, dico bene? Il test in Francia, Abbiamo fatto mm. il test per provare la macchina. Come vedete ero veramente già soddisfatto <ride> di provare prima di uscire dal box era già con il sorriso di, 32 denti no, quello c'era la telecamera ah, vabbè, e ho dovuto, dovuto un sorridere sempre. il sorriso no, il sorriso a me non manca quindi. assolutamente eh, sì Elite quest'anno novità sembravano che erano due sono tre le Golf uh. eh, tra parte... l'altro mi dicevi che un equipaggio under 18 cioè under 18 under 21 penso eh? sì eh? Eh, sì, sì. Eh, parteciperemo eh, sicuro già con due equipaggi stabiliti su due golf e metà equipaggio, quindi la terza quindi, macchina è già quasi, due golf e mezzo, è quasi conclusa <ride> a questo campionato Endurance, che sono la gara la domenica è fatta su due ore okay. col cambio pilota, pilota. Eh, le qualifiche sono fatte il sabato. Ma la novità di questo campionato è che il sabato faranno una mini gara di 5 giri, mm -hmm. okay, eh, che varrà come punteggio per il campionato. Quindi, ah beh, quindi Laci ha veramente spinto per fare immagine. Con queste Cavoli, con 5 giri SG, vanno, vanno dentro alla morte sì, è bello. Sì, interessante. Sì, bisogna tenere a mano la macchina per il giorno bisogna dopo. Anche vero. E sì, saranno è vero. fatte da Golf, Audi, Audi e Seat. Eh, Cupra, questo. sì, mm -hmm. quindi questi tre modelli, Velli. tutti e tre trazione anteriore, 350 cavalli, cavalli circa, ma... come Paccaniella prima ha spiegato, sì. macchina molto performante, modificata e tutto. E L'abbiamo provata in pista, è stato veramente bello, entusiasmante, sì. gomma slick Ogni tanto io l'ho usata, la gomma slick macchina con un cambietto molto veloce nonostante lo stradale, divertente, mm. divertente. Bello. Vorrei fare già i nomi degli equipaggi, già che siamo sì, qui facciamo certo. un prima sì, sì. di tutto, sì, eh. quindi una macchina sarà under uh -huh. e spero che saranno che per tutti perché secondo me è Mabellini Inberti quindi Brescia Bergamo, Bergamo Gemellano, esalti, eh, sì, Gemellano. È tanta roba. Eh, contiamo molto su di loro perché sono due ragazzi giovani, due ragazzi molto veloci, eh, Andrea in eh, pista ho già un'ottima esperienza, Andrea è espertissimo. Eh. Non l'ho visto fare il test della Golf, mentre quella giornata qua del, del test c'era in Berti e veramente veloce. Veramente veloce, un ragazzo giovane, determinato, è molto veloce, molto veloce. E quindi mm -hmm. avendo chiuso un equipaggio così siamo veramente felici eh beh, eh beh. come beh, lead sì. di averli con noi. L'altro equipaggio, Gnutti Palanti e poi abbiamo un pilota che sta aspettando la seconda guida che è Berton e Speriamo di trovare anche a lui un, un buon pilota per affiancarlo. Se non e... sarà Bertone Bondioni. Oddio, magari <ride> mi, mi sto certifica... no. No, stavo io. Stavo <ride> dicendo io. <stavo ride> dicendo. Quindi, da un lato, bene che le tre golf sono piazzate, tutte e sì. tre per il campionato, dall'altro, si sei rimasto a piedi. L'idea <ride> iniziale di Elite di Nicola Novaglio Bondioni era di fare: prendiamo una macchina, ci facciamo un campionato diverso ecco. quest'anno e facciamo meno Rally. Bene. Belli. Ben venga di essere arrivati a tre golf e ben venga di avere dei gran piloti in casa Elite eh, che, che ci terranno alto l'onore della squadra. Stiamo un po' facendo le corse, perché Monza è fra 4-3 sì, settimane. Manca esatto. Eh, quindi stiamo investendo altro <ride> eh, nel bilico, è eh, un po' di spesa alla pista, tutto di diverso che il resto. Certo. chiaramente. Eh, però bello, bello, è stato molto bello. E la macchina direi che va veramente forte. Infatti, mi dicevi, me ne parlavi sì. prima, e dicevi che forse un paio di garettine che tu le farai se, comunque se con le cose che faranno loro tre equipaggi sì, il campionato. Chiaro io e Nicola andremo a farci magari una gara salita la salita sì prima devo provare un po' il setup con delle gomme soft perché la macchina va forte non vorrei fosse troppo pericolosa però andremo Beh, a Castelletto troppo pericolosa Fare Ascoltami, è <ride> troppo pericolosa. Parli te che hai troppo fatto col <ride> prototipo Maregno morno. Eh, eh, sì. Ma guarda, lì è stato. Lì è stata. Eccolo qua, eccolo Avrei qua. Avrei sempre. Avevo sempre detto che io su una macchina così non, non sarei mai salito. C'è stata un'occasione. Col team Fattorini che volevano a tutti i costi un pilota della Valle mm. eh, sono andato d'accordo con loro. Mi hanno portato una, una PA 21000, la Junior. e È stato veramente difficile perché sì, ho fatto qualche giro in un, in un, auto, in un cartodromo e non ci ho capito niente. Perché? Anche perché in un cartodromo una roba del genere metti tre marci. Non esatto, ci ho capito proprio non è, niente. Non la nemmeno e a... Invece. Salire la Malegno-Borno, la gara di casa, e mettere la quinta e la sesta col casco lì di fuori. E... Con l'estrazione allora, la... dell'aria sì, che quando il forno... L'adrenalina formula... è incredibile. Eh... Il sabato delle prove ho fatto veramente fatica, eh, ero veramente in difficoltà. Poi con la gomma nuova un po' di... Eh, qualche piccola regolazione per quel poco che avevo capito in 8 chilometri. Domenica sì, abbiamo vinto la categoria, abbiamo fatto ottavi assoluti. Abbiamo un, un pezzo di Camaracal sì. qua e ci eh. fa capire che, <ride> insieme, cosa, che alle, fatto. insieme alle 1400 alle 1006, alle, alle 2000 e alle 3000 fare ottavo è andata benissimo. È bello, 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 sì. bello veramente. Secondo me bisognerebbe perdere una ventina di chili per, <ride> per <ride> stare un po' più comodi, però diciamo che è andata bene, me la sono cavata egregiamente e... Non so se lo ripeterei. Bene, eh, ecco quello, a vedere così là, che... le velocità sono impressionanti. Eh, sono eh. Non so sì. se è molto veloce la prova di Però, anche sì. Quindi, quest'anno l'idea era di prendere la golf, montare delle soft che in pista non in si chiudo. usano fare qualche magari piccola regolazione e quindi partecipare alla gara di casa con uh, vedere anche se la macchina va bene va in salita, bene in salita. Certo. Sì. Eh Beh, vedere se va bene anche in salita è anche perché da quello ho capito ACI nelle salite ACI Sport dovrebbe aver inserito la categoria TCR nel campione italiano mm -hmm. Proprio anche un po', sono contento la possibilità no, qualche... per modernizzare un, un po' il questo parco macchine. Anche. Questo parco macchine yeah, sì. Yeah. Yeah. Sì, fa, fa, fa scena una bella macchina moderna. Eh, eh, sì. Vanno bene le storiche, vanno bene quelle un po'. Che è vent'anni che le vediamo, vanno benissimo queste macchine. Sono moderne. Ma infatti, per... mi dicevi prima che appena avete messo la golf, sul guarda vi sono arrivate un sacco. Volevamo di, fare il campionato richiesti. io e Nicola. Ah. Da una macchina siamo a tre macchine, quindi. e con due già chiuse e una che, sta, che stiamo chiudendo. Quindi siamo soddisfatti anche dell'investimento. Eh certo, Sicuramente quindi. siamo molto soddisfatti. È una macchina che eh. piace, insomma, sì. Eh. Poi se guardo le immagini e vedo la, la Skoda R5 <ride> è lì poi l'amore, <ride> eh. il tornanti di traverso, traverso <ride> che col prototipo ti scordi <ride> e con la Golf anche perché tutto sì, sommato sì. Però, però dai, dai, guida un di un'altra diverse, Anche nei rally pacca eh, il girare poco lo sterzo come in salita, come Aiuta in pista. Sempre. Quindi è bagaglio, io lo chiamo bagaglio. Sì, sì. Comunque è un'esperienza sì. importante. Baga tanto bagaglio e dopo arrivano anche i risultati. Grazie a queste, a questo bagaglio. queste certo. avventure che certo. si certo. fanno. E... È tutta esperienza che viene accumulata e, e si, si, ci si sensibilizza certo. dell'utilizzo del volante. A me, a me poi e... piace tornare sulla Mini perché poi in quelle macchine lì hai anche la frizione. Qui la frizione ce l'hai a partire, nei trasferimenti. Certo è talmente veloce la macchina, è performante la macchina che se più vuoi andare forte eh, più te la dimentichi perché non hai tempo di spostare i piedi quindi eh, freni di sinistro, sinistro, acceleri di destro eh, e arrivi in fine prova certo. eh, quindi ogni tanto spostare i piedi, I piedi. Non, non, non proprio fare la doppietta Diretta, ma, ma ci quasi, siamo sì, eh. Eh, fa venire un po' il fiatone, è, la leva del cambio, cambia. bassa Bello, molto bello, mi piace. Ma tra, tra le varie discipline, qual è quella che più. Se dovessi scegliere una gara e puoi fare una sola, rally, pista, salita, qual è quella che hai più. nel cuore? Allora, se devo scegliere una corsa in macchina è un rally. È il rally. Comunque sì, rally sì. Rimane, il primo amore è il rally. Sì. Viene poi una cronoscalata, e sicuramente dopo la pista, magari in pista ci vorrebbero. Eh, delle gare in circuiti Par parli magari Parliamo a te l'anno prossimo, dopo che hai fatto magari 3-4 gare in pista che sì, hai avuto per così, per provare, per sì. renderti conto, perché sicuramente anche la pista ha il suo perché. Sì. Sì. Però, calcolando che il giro è sempre quello, secondo me sarà un po' monotono la cosa. È quello che dico anch'io, anch 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 nel sì, senso sì, che sì, sì, il rallista. E dopo un po' in pista si rompe le scarpe è vero anche che l'operazione golf pista è nata tutto eh, a dicembre quando abbiamo fatto la 24 ore di Adria mm. con delle Ibiza K. Sì. Ah. Eh, a cui questa squadra Larini Varini eh, c'era <ride> un ragazzino un cartista Valsecchi sì. io e Nicola e ci hanno invitato Abbiamo mi hanno fatto questa avventura e è da lì che, che è nato è venuto la... lo spunto perché noi ci siamo divertiti ah, mi hanno fatto fare il turno da 1.45 alle 5 la mattina preciso, perfetto difficilissimo <ride> eh immagino con noi c'era eh, Davide Pellicioni un buon Dan Daniele sì. che tanta roba un buon Daniele come eh, coordinatore. direttore, coordinatore che al turno delle 5 la mattina mi ha fatto compagnia alla radio e mi ha fatto veramente scendere col tempo. Io non pensavo di, di, essere, di avere due o tre secondi nella manica e lui con calma e attenzione guardava la telemetria e quella roba lì mi ha fatto togliere un paio di secondi, quindi sto... Bello, questo è stato sì, bello. Perché io ho lavorato a Monte Carlo con lui. Sì, è un professionista sì, sì. con due attributi quadrati, come si suol dire, veramente è un piacere lavorare con, con professionisti del genere, sì, sì, sì. E quindi dai io immagino che sia fondamentale, perché, comunque, sono discipline diverse. però tutte, come dicevamo prima, ti aiutano poi a, a migliorare la, la tua esperienza, rubi qualcosa da ognuno. Sì, da sì, ora, sì, è insomma. proprio. È proprio qualcosa che entra dentro nella testa e ti crea dei meccanismi, meccanismi. e ti facilitano le cose. Certo, sì. Quindi ti aiuta magari a risolvere delle, delle situazioni, sia nel rally che nella pista, sì. che in salita. Sono d'accordo. Assolutamente sì. Guarda, noi ci andremo avanti ad ascoltarti eh per, per altri tre blocchi perché comunque le cose sono il sempre... Il tempo molto interessanti. con voi passa veloce. Eh, 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 è quello, passa veloce eh. quando si parla di cose interessanti e quando abbiamo ospiti, ospiti interessanti. interessanti che riescono ad esprimere nel migliore dei modi esatto. le cose che fanno. A ci far divertire raccontati. anche il nostro pubblico a casa, ovviamente, ovviamente. Volevo farci quasi anche un balletto, se poi non abbiamo più cose da dire, faccio un balletto, un balletto finale, allora. ma le cose da dire sono sempre tante. Dovremmo prima andare a bere un gintoni. <ride> <ride> e possiamo andare adesso. Andiamo a avere un tonic noi ci fermiamo qui, vi ringraziamo ancora per, per averci seguito. Ringraziamo soprattutto Ilario Giurgione. Grazie a voi, dello Di nuovo tornato io a, a Driver. Ti aspettiamo, in bocca al lupo ovviamente per il campionato e per questa nuova esperienza. Grazie, Grazie davvero. Saluta Nicola quando, eh, sì. quando lo rivedi, visto che non, non l'abbiamo potuto fare. Esatto, in studio con eh, noi. ma capiterà che organizzeremo un'altra tr trasmissione con Nicola. Anche perché le cose che fanno sono eh, tutte. Ma magari, quindi... magari adesso sento Nicola e vi invitiamo sì? alla presentazione delle golf del campionato eh, presso um, eh, Mandolini Auto Brescia mm -hmm. e la facciamo il giovedì L'ultimo giovedì del mese okay. di marzo. Sì. quindi okay. vi manderò due inviti Lo così. Stai. Va bene, quindi diamo, diamo sì. anche questa notizia in anteprima, anche sì. ai nostri telespettatori. Grazie mille. Grazie, grazie a te, te. grazie ciao. ancora. L'appuntamento alla prossima settimana. Giovedì, vi ricordiamo ancora sempre i nostri, la nostra pagina Facebook, Facebook eh. Driver Tv Google. e il nostro canale YouTube. Tutto dove bene. potete rivedere le puntate. Qualora non facciate in tempo a vederle il giovedì sera. Dal Pacca e da Corrado, buona settimana. O e Augusto. A giovedì prossimo. A Augusto, e anche da Augusto, sì. <ride> Ciao. Buona serata.